Vi immaginate perdere un occhio dopo un salto in bici? Questo è quello che è successo a Carl Immers nel 2022 durante una gara in BMX, la BMX Triple Challenge. La storia di Carl Immers, appunto, è una di queste storie che mi ha impressionato non tanto per il suo infortunio, ma più che altro per il suo comeback, il modo in cui è ritornato a girare. Prima di raccontarvi la sua storia, però, volevo introdurvi questa nuova serie, Ossa Dure. In quest'ultimo anno mi sono veramente distrutto. L'anno scorso mi sono tagliato la gola, mi sono rotto l'anca, mi sono rotto ancora il gomito e non mi si attiva più il bicipite. Al di là degli infortuni, però, la cosa super positiva che ho ricevuto sono i vostri messaggi. In particolare, dopo l'infortunio al Joyride, mi avete riempito di messaggi bellissimi e di tantissime persone che mi hanno raccontato le loro esperienze per darmi forza e farmi capire che si può sempre tornare dove si era. Sentire gente che ha avuto infortuni, incidenti decisamente peggiori dei miei, ma è ritornata ad andare in bici, in moto e a fare sport, mi ha dato una carica incredibile dopo l'infortunio. E ascoltando alcune storie veramente incredibili, ho detto: alcune storie voglio raccontarle sul canale. Non tanto per parlare degli infortuni e gli incidenti, ma per far vedere il comeback delle persone. Nei prossimi episodi, appunto, voglio raccontare le vostre storie, le storie delle persone reali che seguono il canale. E quindi, se avete una storia di un vostro infortunio, ma in particolare il comeback del vostro infortunio, e soprattutto se volete partecipare alla serie, scrivete alla mail che trovate qua. Ma chi è Carl Immers? Ragazzo di 27 anni con una passione sfrenata per la BMX, vive a Carson City in Nevada, Stati Uniti d'America. Ha iniziato a girare in BMX con una storia veramente comunissima. Era in giro con un suo amico in un campo da golf. Vedendo una gobba, questo suo amico ha saltato con la bici. Lui aveva in mano una bici del supermercato. Da lì ha provato, ha iniziato a saltare, si è divertito un mondo e quindi ha deciso di comprare una BMX. Dal 2011, quando ha iniziato a girare, ad oggi il suo livello è cresciuto tantissimo e ha iniziato a fare trick potentissimi, tanto che appunto ha iniziato a fare le competizioni di dirt BMX più importanti al mondo, tra cui appunto la BMX Triple Challenge. Nel 2022, infatti, durante la tappa in California, durante il best trick, Carl si è messo a provare un trick estremissimo: 1440. 4 rotazioni, 3 sull'asse verticale e 1 sull'asse orizzontale, dove devi avere un controllo della rotazione e della tua percezione in aria incredibile. Uno dei pochissimi rider al mondo capaci di girare così veloce su una BMX. Lo prova e lo riprova, ma non riesce a chiuderlo. È veramente motivato a chiuderlo e il pubblico è in delirio. Però qualcosa va storto. Risale sul roll-in ed è pronto a droppare. Prende la rincorsa, si carica, entra in rampa e con tutta la forza che ha inizia a girare. L'impatto è violentissimo. Make some noise one more time. Headbutting. Tutti gli corrono attorno per capire se stesse bene, però lui si tiene il volto con le mani. Un altro atleta va verso di lui, quando si gira rimane pietrificato. Subito chiamano i soccorsi e lo portano in ospedale. Purtroppo durante la caduta, durante l'ultima fase di rotazione, quando stava per atterrare, Carl ha commesso un errore gravissimo. Ha mollato il manubrio con una mano, la bici è atterrata prima di lui e il manubrio gli è finito nell'occhio. La situazione è apparsa fin da subito gravissima. Infatti poi, in ospedale, dopo diversi esami, Carl ha scoperto di aver fratturato orbita, zigomo, naso e non solo. Durante la stessa caduta ha riportato una frattura di tibia e perone. Ma la parte peggiore chiaramente non sono le fratture. Carl purtroppo ha perso completamente l'occhio sinistro. Carl chiaramente subisce diversi interventi chirurgici per la ricostruzione della faccia e anche della gamba. Però purtroppo la vista dall'occhio sinistro l'ha persa completamente. Ho voluto intervistare proprio Carl per capire con lui come si sentisse e per fargli qualche domanda, perché un incidente del genere è veramente strano.
strano e ti cambia la vita. Prima però di parlare direttamente con Carl, volevo farvi fare un ragionamento. Avrebbe potuto evitare di perdere la vista? No, la vedo veramente dura, proprio perché è stata una sfortuna incredibile. Però esistono aziende che creano appunto dispositivi di protezione individuale per gli occhi, che di sicuro in altre situazioni o in contesti differenti possono salvaguardare uno dei 5 sensi e forse uno dei più importanti che abbiamo. Appena arrivati, Laura ci ha fatto fare subito un tour dell'azienda. Ragazzi, entriamo. Out-Off è stata fondata da 3 fratelli appassionati di outdoor sport. Laura, responsabile marketing, Roberto, ricerca e sviluppo, e Federico, il CEO dell'azienda, il vero capo. Out-Off appunto fa occhiali e mascherine e oggi siamo nella loro nuova sede che hanno inaugurato a settembre 2023. Subito all'ingresso abbiamo trovato degli uffici dove è anche presente una mini bibliotechina aziendale che... praticamente tutti si possono comprare i libri su Amazon in autonomia praticamente. Poi siamo saliti subito lungo questa scala a chiocciola e siamo entrati nella sala più importante di Out-Off, la sala riunioni. Sala riunioni di tutto rispetto, devo essere sincero. Subito dopo siamo passati nella sezione ricerca e sviluppo e comunicazione. Fondo abbiamo sviluppo prodotto. Invece questa è la parte mia, è il reparto marketing e comunicazione. Ma tra l'altro sono tutte alzabili le scrivanie. Ah, chiaramente azienda nuovissima con tutti i comfort possibili immaginabili. Postazione dove uno dice lavoro bene. Bello, cioè sono tutti super giovani. Sì, penso che l'età media sia su 30. Uno dei caschi su cui stiamo lavorando. Sì, certo. A novembre. ECMA, non diamo altre spoiler, ECMA. Poi siamo passati nella parte pratica, i laboratori chiusi con un codice segreto. No, ho filmato il codice. Sostanzialmente qui stampi tutti i vari pezzi che ti servono. Questo è il posto dove noi sviluppiamo tutto quello che riguarda il mondo aereo, cioè tutta la parte elettronica. Tutto sviluppo, la parte di comunicazione, ma c'è anche un posto che fisicamente noi andiamo, spediamo. Per ultimo, ma non per importanza, invece ci ha fatto vedere il magazzino. La famosa rete di pallavolo che mi diceva Laura. È vero. Quando ci sono i caschi non riusciamo a usarli. E il controllo di qualità lo facciamo in casa, vedi i ragazzi hanno delle luci particolari e ogni singolo prodotto viene montato pezzo per pezzo. Ah, ok. Non ci arriva niente di assemblato, tutti i produttori italiani. Quindi noi facciamo tutto il controllo di qualità, l'assemblaggio e poi li scattiamo. Per concludere il tour ci ha portato a vedere questa nuova area dove stanno spostando la produzione per la lavorazione dei cristalli liquidi. Ed è perché ci stiamo attrezzando non solo per gestire la nostra produzione, ma anche la produzione di tutto quello che è sulla moto, i prodotti tecnologici degli altri brand, una produzione più strutturata. Ok, allora. L'interrogazione. Sì, vero. E uno dovrebbe saperle le risposte. Ma come avete fatto ad aprire un'azienda così con un capannone così bello? Siete ricchi di famiglia? No, magari. No, no, decisamente no. No, assolutamente no. Siamo partiti veramente da zero. E inizialmente perditi, tenevo le maschere nella mia camera. La famiglia ci ha supportato nel senso che gli abbiamo usato la casa, il garage, la stanza. Piano piano poi mi ha sempre reinvestito tutto quello che l'azienda ha guadagnato. Per ora è un punto di arrivo a cui siamo arrivati dopo tanto lavoro. Qual è però secondo te la vera forza di Out-Off? Le persone. La capacità di innovare. Poi c'è il team. Allora, la vera forza di Out-Off sono le persone. Forse qualsiasi azienda, insomma. Creare un team di persone motivate, appassionate, estremamente brave. Cerchiamo di passare dalla forza nostra alla forza di un team che stiamo costruendo. Come avete fatto voi tre fratelli a rimanere così uniti? Non è sempre facilissimo perché abbiamo delle competenze e interessi leggermente differenti. Abbiamo passato tanto tempo insieme fino a quando eravamo bambini. Quindi è stato molto naturale in realtà. E poi abbiamo la fortuna, diciamo, di andare molto d'accordo, di non litigare, di non avere quegli egoismi che a volte poi rovinano i rapporti. Cultura familiare che ci ha sempre spinti a essere un po' un gruppo tutt'uno. Domanda un pochino scomoda. Secondo te ha senso spendere comunque una cifra abbastanza altina per un occhiale come l'Out-Off rispetto a comprarsi un occhiale di Amazon da 30 euro? Dipende tantissimo dalle esigenze della persona. Ci sono situazioni in cui l'occhiale di Amazon da 30 euro va benissimo. So che sto spendendo tanto, ma ho anche un prodotto che ha una caratteristica che nessun altro prodotto al mondo mi dà. È saggio impiegare il 20% delle energie per raggiungere l'80% del risultato, ed è verissimo. Abbiamo la voglia, la passione, anche emotiva, di sfida tecnologica, invece di arrivare a quel 100%. I nostri occhiali, secondo me, fanno quello. Fanno quel passo in più che è il massimo della tecnologia, per cui serve uno sforzo molto maggiore. Infatti non è l'unico occhiale che abbiamo in gamma. Tra l'altro ci sono tantissimi occhiali
che costano tanto, magari non tanto quanto, ma molto vicino, e in realtà non ti danno nessun plus. Chi lavora di più? Lavoriamo tutti e tre tantissimo. In azienda abbiamo questa filosofia dell'orario super flessibile. Io so che lavoro un sacco, poi cosa vanno gli altri? Non si capisce mai bene, a volte non dormi la notte perché pensi al problema. Dai, diciamo che tutti e tre ci diamo veramente tanto da fare, così diamo risposta politica, diciamo, esatto, che dai, bravo, veramente. La sfida più difficile che avete avuto qua in azienda? Una è stato il Covid. È iniziato il periodo Covid, eravamo un'azienda piccolissima ancora e ci siamo ritrovati quindi in un momento dove abbiamo fatto degli investimenti enormi con i negozi che hanno annullato tutti i preordini. L'inizio, discorso lenti elettroniche di sostanzialmente di Hybrid come tecnologia, perché è capitata in un momento particolarmente sfortunato che era quello della pandemia. C'era la totale incertezza su quelli che sarebbero stati gli ordini dell'anno dopo, perché chiaramente qual è quel negozio che durante la pandemia ti fa gli ordini per le maschere che non ha venduto neanche le maschere l'anno scorso. Poi abbiamo avuto questa intuizione geniale di fare l'aumento di capitale. È grazie a quello che noi poi abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto. Momento finanziariamente problematico della società. Quello è stato il momento, diciamo, più buio di tutta la società, che è stato quello appena prima del crowdfunding, che è quello che ci ha poi permesso veramente di portare avanti completamente gli ultimi stadi del progetto. Qual è stato il tuo infortunio peggiore? Sono rotto solo la schiena una volta. Poi nessun'altra ossa. Avevo letto su una rivista che se sapevi sciare in Switch e sapevi fare il backflip, sapevi anche fare lo switch backflip, che era automatico. Allora io ho detto, beh, se lo dicono loro, ci proviamo subito. E non è andata così. Credo di essere 10-12 ossa rotte, una cosa del genere, ho perso il conto. Sicuramente hai sai da Francia Corta del 2017. Verdetto, due costole rotte, pneumotorace, tibia, perone a stragalo e cartilagini grattate. Il peggiore è stato, mi sembra, nel 2019, a Madonna di Campiglio, manovra che tra l'altro era uno switch misti, comunque sono andato lungo in over e mi sono risvegliato con l'elicottero sopra la testa. Mi sono spaccato due costole e il trochite, praticamente il braccio destro, però non in questa direzione ma in quest'altra, cioè la parte così si era separata. Secondo te, Carl, se avessi avuto su per esempio una mascherina, ti sarebbe salvato l'occhio? Difficilissimo da dire, penso più no che sì, francamente. Le maschere sono fatte per proteggere, ma sono fatte per proteggere da cose diverse. Se fossero fatte per proteggere da quella cosa lì, sarebbero fatte in modo diverso. La maschera è fatta per proteggerti dalla polvere, dai sassolini, da queste cose qua, non è un casco. 5-6 anni fa con la bici stavo andando a pedalare, ho fatto una discesa, a un certo punto un rovo mi ha proprio preso in faccia, mi sono fermato, ho iniziato proprio a bruciarmi l'occhio. A un certo punto mi salta fuori metà lente rotta a metà, perché poi le lenti a contatto sono super. Esatto. Se avessi avuto su un occhiale lì ti aiutava tanto. Lì mi aiutava, esatto. Sì. Nessuno di noi può dire se Carl indossando una maschera avrebbe salvato il suo occhio. Carl ha provato il trick 7 volte, il contest era già finito, ma la gente era comunque in delirio e ha deciso di riprovarlo. E se pensate che lui sia pentito di averlo riprovato quell'ultima volta, vi sbagliate di grosso. Negli sport estremi, la determinazione che provi per raggiungere il tuo obiettivo, per chiudere quel dannato trick, per provare quella sensazione di adrenalina, va oltre il pericolo di farti male. Tutto però ha un prezzo. Ok ragazzi, adesso però è il momento della tanto attesa chiamata con Carl. Sono le 2 di notte, siccome appunto lui si trova in Nevada, in America, e tra poco facciamo una chiamata e gli faccio qualche domanda, non tanto per la storia perché ve l'ho già raccontata io, ma per sentire da lui come va dopo 2 anni dall'incidente. How are you after 2 years? 2 years from the crash? I'm gonna use the same joke I use every single day, and it's we just keep looking in the right direction, absolutely. And we just maintain the fun attitude. I mean, I got 3 kids, so it's kind of hard not to stay in that like fun dad mode. And the only thing I really complain about is depth perception when it comes to like hitting jumps in the shade or too late at night. But I couldn't be more stoked about where I'm at right now. And I don't feel like I've lost anything. In fact, it feels like I'm just getting better and better. Even before my crash, I'm like learning new tricks and like having fun. And yeah, kind of like backed away from social media a little bit. Starting to get back on it. Obviously, I'm working on the whole YouTube thing and the Instagram. And I'm feeling great. I am feeling so dang good right now, honestly. What you had in mind after the crash? So the first thing I thought of pretty much was, oh my gosh, my poor kids. You know, I knew I was gonna be okay, but like everything in my head was like, my kids, what are they gonna think? I wonder how my riding's gonna feel. And right when the crash happened, weird story, but I didn't know. I was blind in this eye until I was like in the ambulance and they told me they were gonna open up my eye for me. Started opening it, and the first thing I asked was like, hey, let me know when it's open. And they said, oh, it's wide open and it's
gushy in there. You know, weirdly enough, no, I knew I was messed up. I don't think I ever got overcame a fear, probably the adrenaline. There was this one time I did get scared. I was in the hospital and I first got in there. They started cutting off all my clothes and my friend was like, you know, had the best view. And I was like, don't look at my nuts. And like, that was one thing that scared me. I didn't want that guy to look at me. People recognize you more about the crash than your skills of riding. I don't know if you feel annoyed about people that continue to ask about the crash. I get more excited, I guess, when people do ask me, because in my mind it's like, dude, you know what? They're actually trying to engage. They're not just being like, that's the guy that lost his eye. It feels like I've done a lot of cool things. I have three just amazing kids. I have a beautiful wife, and I've worked my butt off in this sport and had a blast in it. But the one thing I'm mainly known for is with your eye. So yeah, no, it's definitely a weird thing. You're the first guy that brought it up. I've never thought of it that way, but. How the injury affected your riding? So two things, big one is depth perception. So there's this, I have to adjust. If there's a shadow on a lip, it feels different because I miss my pump. So it's kind of adjusting as you go and really trying to have just that confidence. And then two is rotations. It takes me so long to spot my landing. And you know, the hardest part is just your friends messing with you all day and like tapping your left shoulder, but that's what friends are for, so. What was your dream before the injury? And which is now your dream? Just want my kids to be happy. Like no matter how I look at it, I think of all these cool things I want to do, but at the end of the day, as long as my kids are stoked and I get around my bike every now and then, my wife is just happy as can be, then I think I'm pretty good. I have a pretty solid life right now, so. Do you regret that you did that trick that day? Not even a little. I went there with one purpose. It was to do the 1440. There is no regrets for me. I'm super, super happy I got the chance to even try it, to be there, to see everyone. And I would do nothing different that day. What's the reason that make you come back riding? I love it. I'm addicted. You don't see people excited. But if you go to a skate park, you go to dirt jumps, anywhere, you're gonna see a kid, whether it's a scooter rider, a biker, rollerblader, mountain biker, that does a new trick and they absolutely lose their mind in excitement and joy and just fun. And the energy it creates is so dang exciting. And dang, I love that feeling that anyone else gets. I get, and I chase that feeling every single day. Life is, it's hard, you know, it's tough for everyone. Everyone has their own battles, it's difficult. But honestly, have fun, give life a big fuck you and say, you know what, I'm gonna have the best time of my damn life. I'm gonna enjoy the heck out of it and enjoy the little things. That's the biggest thing for me, is just enjoy the heck out of those little moments you get every single day. Spero che la chiamata di Carl vi sia veramente di ispirazione e che possiate prendere spunto da una storia del genere e capire che veramente nella vita bisogna godersi ogni singolo momento, indipendentemente da quello che ti succede, essere contenti di vivere e cercare di tirare fuori il meglio in qualunque situazione. Lui ha avuto questa sfiga, ma non si è dato per vinto. Sta continuando a girare, sta spaccando nel riding, si sta divertendo, vuole stare bene con i suoi figli, con la sua famiglia, e quella è la cosa più importante che lo rende felice, al di là dell'infortunio all'occhio. Io spero con questo video di avervi dato un po' di carica, un po' di motivazione, e soprattutto per chi è infortunato e sta passando dei brutti momenti, ricordatevi di usare l'infortunio come carica per tornare dove eravate.